È il suono della memoria quello che mercoledì mattina si è diffuso nella Cappella Renzi dell'Istituto Antonio Stradivari, per non dimenticare le vittime dell'Olocausto. La celebrazione della giornata viene legata alla storia del violino di Buchenwald, ritrovato in un campo di concentramento da Giovanni Cavecchia, nonno di Marco Del Cielo, che l'ha voluto far rivivere facendolo suonare agli studenti del liceo musicale. Il violino è stato trovato a Duisburg di notte da mio nonno. Uscivano i prigionieri a notte inoltrata per levare le macerie. È stato un attimo di allegria perché hanno trovato questa cosa, l'hanno nascosta, l'hanno riportata nella baracca, l'hanno tenuta nascosta dai carcerieri, diciamo, fino all'arrivo degli americani. A quel punto lì un po' hanno provato a rivivere, poi si sono fatti dare una fisarmonica, rimesso in sesto per quello che si poteva il violino, e la fisarmonica ha fatto una piccola orchestra perché poi suonavano nei campi per rallegrarsi un po' la sera. Rientrato poi in Italia, a Genova, portandosi il suo violino, e di lì poi l'ho ancora suonato, ancora altre volte. Musica alternata a parole. Così si è svolto l'appuntamento che ha permesso agli studenti di far rivivere la storia del violino e di Giovanni Cavecchia. Il progetto è nato 3 anni fa, proprio con l'obiettivo di coniugare quella che è la nostra specificità musicale con le tematiche del giorno della memoria. È proprio quello che vogliamo insegnare ai nostri ragazzi, cioè anche con la musica si può praticare un impegno civile, un attivismo. Sono coinvolti i ragazzi dalla seconda fino alla quinta. Si sono anche offerti volontari, abbiamo spiegato il progetto. La scelta dei brani è stata condivisa con Marco Del Cielo. Lui ci ha chiesto se fosse stato possibile eseguire i brani che lui ricordava nella memoria eseguiti dal nonno.